Il nostro istituto è del 1871, quindi è un'eccellenza per la città di Padova e la Cassa di Risparmio, assieme al Ministero per l'Agricoltura e dell'Ambiente, hanno voluto ridarci una sede nuova, completamente restaurata nel 2006, con impianto geotermico, fotovoltaico, completamente tecnologico e anche molto vicino al Museo Esapolis, con cui abbiamo un rapporto di vicinanza e collaborazione. Noi abbiamo un gelsetto sperimentale di circa 2,5 ettari, dove conserviamo una collezione di varietà di gesso e conserviamo 200 razze di bacco da seta. Facciamo ricerca in bachicoltura e gessicoltura e lavoriamo in collaborazione con le aziende del territorio e con gli agricoltori della nostra regione, da cui stiamo ripartendo per un progetto chiamato La rinascita della via della seta in Veneto, che è stato premiato recentemente a Bruxelles in aprile. Tutto questo purtroppo potrebbe essere messo a rischio dal paventato trasferimento della nostra sede a Firenze, poiché il nostro ente è attualmente commissariato e il commissario ha proposto appunto il trasferimento della sede di Padova a Firenze per questioni di risparmio, riorganizzazione imposte dalla legge di stabilità. Noi crediamo che questo sia un errore fondamentale, che non tenga conto della realtà di Padova, della nostra eccellenza, che sia determinata da una scarsa conoscenza della nostra attività e che quindi debba essere assolutamente rivista sia dal commissario sia a livello ministeriale.